Ciao a tutti! Oggi vi facciamo vedere queste scatoline trasparenti con base bianca. Sono delle scatoline fatte apposta per contenere minerali o oggetti da collezione. Queste sono di dimensioni abbastanza grandi, ci sono poi anche di dimensioni più piccole, ma oggi vi facciamo vedere queste un po' più grosse. Ecco, vediamo che si aprono, si appoggia il minerale o comunque l'oggetto da esporre, volendo si può anche sostenere con della plastilina nella posizione precisa che si vuole mantenere e poi si vede su tutti i lati. Il bordo della base è un po' rialzato in modo da contenere bene l'oggetto. E qui si vede che sono dei minerali anche abbastanza grandi. Possono essere utilizzati anche per contenere una medaglia, una statuetta, un oggetto comunque di valore. Non si impolvera ed è sempre bello in vista. Ecco qui, vediamo le dimensioni. È 8,4 cm la base e l'altezza 78 mm, quindi 7,8 cm. È quasi un cubo. Oltre alla scatolina singola abbiamo i set da 5 pezzi o addirittura la confezione da 12 pezzi comprensiva della scatola in cartone con coperchio per il trasporto eventualmente di minerali. Questa invece è una scatolina sempre trasparente ma con base nera e di forma rettangolare. Anche questa può contenere minerali, come vediamo in questo caso. Le dimensioni della base sono 135 x 84 mm, quindi 13,5 cm x 8,4 e un'altezza di 66 mm, quindi 6,5 cm. Leggermente più bassa di quella che abbiamo visto prima, ma più lunga, di forma rettangolare. La base nera permette di mettere in risalto dei minerali di colore chiaro. Anche queste hanno la base con il bordo un po' rialzato per contenere bene l'oggetto. Se il minerale è un po' allungato, viene esposto in queste teche e, come dicevo, viene messo in risalto proprio il colore chiaro. Thank you.
Oltre ai minerali, però, vediamo che queste scatoline allungate possono contenere degli automodelli. E anche qui il colore nero della base mette in risalto i colori della macchinina. Anche per queste scatoline abbiamo dei set da 5 pezzi. Se vi interessano e volete dare un'occhiata anche ad altri articoli, trovate tutto sul nostro sito elettronicadidattica.com. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube Elettronica Didattica. Ciao a tutti, alla prossima!